Preferisci un carpiato in vetrina, un avvitamento tra i vestiti o un doppio salto mortale nella tecnologia? In tutti i casi, fai un tuffo nei saldi. A Gran Shopping Belforte arriva la stagione del risparmio. Sono cominciati i saldi. Ci sono Cristian Cocco e Riccardo Trombetta da Striscia la Notizia. Gran Shopping Belforte è in via Poker 1 a Monfalcone. Come sta? Ah, lei dei servizi segreti. Tu li volevi anche baciare, E dei servizi segreti. Attenzione, Non andare, Renzi, mamma, andato giù a Dacca. Invece no, anche qualcuno anche qui a controllare. Siamo con Elena. Elena, di questo bellissimo posto che si chiama Dolce Gelateria, qui a Monfalcone, Gran Shopping Belforte. Guardate, Cristian Cocco è già passato insieme a Riccardo Trombetta, le hanno fatto la dedica. A Elena. E cosa ti hanno detto, Elena? Oddio. Ti hanno invitato fuori stasera? Magari. Tu li guardi a Striscia Notizie? Sì? Sempre, ogni giorno, ecco. Continuamente. Sei sempre. Un'appassionata? Assolutamente sì. Senti, come sono cominciati questi saldi qui al centro commerciale? Come sta andando in questi primi giorni? Bene, pian pianino, bene, dai, andiamo avanti. Sì. Grazie mille Elena, buona domenica, grazie. Ciao, grazie. Allora, sono appena passati Cristian Cocco e Riccardo Trombetta in questo bellissimo negozio, motivi, molto molto bello, perché oltre ad avere bellissime cose, bellissimi capi, sono bellissime donne. Ciao! Grazie, gentilissimo, grazie. Allora, come sono cominciati i saldi? Raccontaci. Diciamo un po' in sordina, ma stiamo recuperando la grande. È importante. Sì, assolutamente. Come ti sono sembrati i due matti di Striscia la Notizia? Sono sempre simpatici, sempre comunque molto affabili, coinvolgono, anche se hanno fatto scappare una cliente, ma... Come mai? Ha messo paura? Forse è un po' timida. È un po' timida, ho capito. Senti, fai un invito per venire non solamente al centro commerciale, ma soprattutto qua da te a Motivi, al centro commerciale. Noi aspettiamo tutte le clienti sempre con il sorriso sulle labbra, siamo sempre disponibili, se possiamo dare una mano ben venga, magari c'è qualche festa, qualche ritrovo, visto l'estate. E quindi siamo qui, siamo in quattro, adesso ne manca una, ma... è in riposo. Domenica, è anche uscita la bellissima ragazza che era scappata. Guarda che bella che è. Le vuoi presentare? Allora, tu sei? Io sono Tiziana. Abbiamo Mirella e poi abbiamo Ilaria. Manca Carlotta, ma ecco, insomma, se passate prossimamente trovate anche lei. Magari cerco una foto su Facebook. Non so se è su Facebook, ma... Scoop, abbiamo una donna che non è su Facebook. Due donne che non sono anche su Facebook. Anche tu non sei su Facebook? No. Loro sono su Facebook. Sì. Cercatele. Certo. Grazie ancora, Motivi, Centro Commerciale Belforte. Vieni. Siamo di gruppo. Grazie. Ci hanno detto di venire qua da Pinocchio perché le ragazze sono molto simpatiche. Ambasciatore non porta pena, ci hanno detto andate assolutamente da Pinocchio a trovare le ragazze. Tu sei? Alessia. E tu sei? Antonella. Allora, questo è un negozio bellissimo. Raccontaci di questo vostro negozio bellissimo, molto colorato e molto chiaro. È un negozio assolutamente economico per tutte le persone, soprattutto donne e ragazze, quindi passate a trovarci. Poi adesso in particolare in questo periodo. Con i saldi. Si fa festa. Sì. Con i saldi, con i saldi si fa festa. Perché non si fa festa con i saldi, poi è estate, si fa festa con i saldi. Assolutamente, quello sicuro. Allora lancia un invito a venire a trovarvi da Pinocchio. Ah no, io devo lanciare un invito. Sì, sei tu, la gente trova te, non me qua. Che trovano te. Venite assolutamente da noi, siamo super simpatiche, coccole e. È anche molto bella, devo dire. Grazie, Pinocchio! Avevi ragione, Thank you.
Allora, stiamo passeggiando per il centro Granforte Belmonte, Gran Shopping Belmonte. No. Guardate che ho trovato qua, incredibile. Sono staffelli, non ho tapiri, ragazzi. Allora, Cristian Coco e Riccardo Trombetta qui a Monfalcone. Come no, fallo bene. Aio! Posso? Aio! Vediamo se... La trombetta purtroppo l'ho lasciata a casa, oggi siamo in borghese, quindi... Sì, è sotto a casa la trombetta. Sì, purtroppo sì, perché insomma doveva essere lucidata e quant'altro, non ho fatto in tempo, quindi oggi in borghese. Avete avuto il permesso del signor Antonio per venire a Monfalcone? Beh, sì, anzi, anche Monfalcone ci fa piacere innanzitutto venire anche a visitarla prima di tutto, quindi siamo venuti a visitare Monfalcone. Certo, sembra il minimo, insomma, questa zona è una zona bellissima, quindi... Dopodiché ci allunghiamo un attimo, andiamo a Trieste, andiamo a Venezia, insomma, un giretto della regione ci vuole. E siamo venuti in gondola qua, eh? Esatto. Oggi vuoi anche giornata, insomma, tra poco la pioggerellina esterna ci sta. Alzate la vela sulla gondola. Sì, via. Vento in poppa e si va. Allora, ho visto... Dite? Noi siamo del posto, quindi noi piace vivere qua. Allora, io ho visto che avete già fatto un tunnel, diciamo, insomma, sì. Un bel pezzo di centro commerciale. Come vi è sembrato il pubblico che avete trovato fino adesso? La gente, i clienti? No, gentilissimi, come sempre. Noi solitamente nelle nostre vesti non troviamo persone, perché andiamo a cercare le persone poco gentili. Esatto. Quindi in questo frangente abbiamo ogni trovato... Ogni tanto ci vuole, insomma. No, ogni tanto ci vuole trovare le persone gentili, carine, che ti sorridono. Ecco, che non ti tirano dietro i microfoni. Pure le telecamere, allora, ci coccoliamo anche noi. Ogni tanto, insomma, va bene. L'ultima battuta proprio con loro, le stiamo rubando queste battute. L'ultima volta che ti hanno tirato qualcosa in testa? A me? Sì, a te. Io ho la testa dura, sì, esatto. Da buon sardo. Quindi, no? Io l'ho presa proprio così. Ecco. Io ho la fortuna che, essendo un po' un inviato di colore, sì. ne prendo poche. Invece Riccardo mi sembra già meglio. Ma guarda, no, io ricordo sempre con grandissimo piacere questo incontro, questa pomiciata con la scorta del ministro Alfano. E con tanto, e lì ci ho perso anche la trombetta, mi hanno proprio strappata via. Sì, è stata una cosa molto delicata. Sono stati però molto delicati, ragazzi, ormai sono diventati amici e conosco ogni parte del loro corpo, si può dire, purtroppo, perché mi sono sempre appiccicato. Vieni Ricky. È andata. Cattivo ragazzo lui, un ragazzaccio. Buon lavoro. Grazie, ciao. Ci dividiamo. Ciao, come vanno gli affari? Ci salva. Ci salva. Perché la voce di... No, sto glissando nel momento di... Guarda, non ti vergognare, ragazzi. Ci sono anche gli amici delle Udine. Delle Pordenone. Da domani autografi. Da domani sì, domani diventi una star della televisione. Però non abbiamo stretto la mano al vostro collega. Piacere. Va bene, buon proseguimento, buon lavoro. Buona domenica. Ciao, grazie. Grazie. Okay. Voi siete del posto? Sì, da qua vicino della zona. Un girettino, tranquillo. È che mi emoziono anch'io. Dopo parlo di lei. Fuggito, ciao, complimenti. Ciao, grazie. Oh, mamma mia, addirittura. Ho anche quella telecamera, Valentino. Oggi è il servizio completo. Telecamera, selfie contro selfie. Tutto, grazie. C'hai due al prezzo di uno oggi, che sono saldi. Grazie. Due al prezzo di uno oggi, saldi, che bello. A te, Valentina. Grazie. Facciamoci la foto, bene. Ce la facciamo fare la foto. Ti faccio una foto, scusami, con Valentina. Grazie. Allora, grazie. Su
super pratica. Grazie. Io mi faccio pensare. Vabbè, minimo. Siamo veramente in un'oasi verde, con una biondissima, bellissima donna, la Bottega Verde qui al centro commerciale Belforte. Raccontaci come li hai visti queste due Simpatici, molto simpatici, sì. L'ho colpito subito. Sì, assolutamente. Senti, questo periodo qua particolare, si sa che i saldi sono più abbigliamento, queste cose qua. Invece anche voi Bottega Verde proponete qualcosa? Noi li abbiamo sempre, gli sconti, quindi sì. Insomma, venite a trovarci perché trovate buoni prodotti e anche buone offerte. Trovate Valentina, mi sembra, sì. Vero? Una buona idea è venire a trovare Valentina, oltre che buoni prodotti. Sì. Ok, grazie. Grazie Valentina, grazie. Grazie, anche a voi. Grazie. Ma questa è una sorellina però, o no? Sono altri due gemelli. E tu come ti chiami? Yassine. Ah, allora li riconosciamo. Per? Allora si scrive come? Y. Doppio S. Impoli. Lost in your dreams, we're silently sleeping. Inhaling our love, we're silently breathing. Vieni, qui va bene, avanti, qua, media così. Controlla. Se è venuta, se ti piace soprattutto. Guarda che bei. Bei quello, cioè, guarda che trio. Tutto bene, tu sei Ambra. Jasmine e Gloria. Facciamo una bella foto insieme. Via, dietro la faccio mettere la gara fuori. Via, eccoci qui. Avete fatto il sorriso? Sì. Plastico. Allora controlla. La blu stile. Ah, perché poi le passi tu. Sì. A tutti i vostri numeri. Ah, questa è la... Che gente simpatica, che gente simpatica che avete qui, veramente, guarda. Mi dicevi la... Cristiana. Grazie ancora e buona grazie permanenza. A voi. Grazie. Ciao. Pordenone, aiuto. Sì, facciamo un lungometraggio. Io vorrei un lungometraggio con Keanu Reeves, Point Break. Per me non va bene, perché essendo basso è un cortometraggio. Vabbè, va. Questione di budget, il budget. Grazie a voi. Grand Shopping Belforte è in via Poker 1 a Monfalcone.